Grazie Presidente, rappresentanti del Governo, senatrici e senatori. Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana. In luogo di un solenne e profondo confronto, tutto è scandito dalla frenetica agenda di Renzi. Riforme quindi a qualunque costo, indipendentemente dal loro peso specifico in termini di valore istituzionale, economico, sociale, etico. L'agenda Renzi non ha tempo, né voglia, né spessore per andare oltre i tweet. Non lo cerca. Meglio allora completare la seconda lettura al Senato prima che scatti la sessione di bilancio di metà ottobre. Ecco di nuovo il paventato futurismo legislativo, citato in più occasioni, il quale sostiene che questo Governo è alla perenne ricerca di modelli che aumentino la velocità di approvazione delle leggi in un decisionismo senza alcuna decisione vera. Ecco allora che non è bastato neppure il ritiro degli emendamenti. Il PD ha deciso di correre ancora più in fretta, costringendoci all'ennesima maratona d'aula, svilendo ancora una volta il peso del lavoro in commissione. Ma noi ci siamo abituati. Eppure esiste un tempo di incubazione per far maturare idee e soluzioni ponderate, visto che stiamo parlando di modifiche sostanziali alla nostra Costituzione e alla nostra democrazia, per cui i padri costituenti hanno riservato tempi congrui di elaborazione. Davvero non si è mai visto, perlomeno in un paese liberale e democratico, un governo entrare in modo così pesante nel merito di una legge costituzionale. Mai! Eppure questo esecutivo si è autoinvestito del diritto di cambiare 40 articoli della Costituzione senza mandato parlamentare. Proprio noi, che disponiamo di una Costituzione aperta, capace di orientare le scelte politiche fondamentali e di una tradizione di costituzionalisti che hanno saputo costruire un sistema fondato su pesi e contrappesi, in grado di resistere alla prova del tempo e a contesti profondamente diversi. Oggi ci impaleghiamo in un disegno di legge incapace persino di superare armonicamente il bicameralismo perfetto. Ma il vero pericolo, lo abbiamo detto tante volte, sta nel combinato disposto tra la riforma del Senato e l'Italicum, che rischia di minare le fondamenta stesse della democrazia, con una maggioranza che avrà mano libera alla Camera e al Senato, col potere di determinare tutti gli assetti istituzionali, dal Presidente della Repubblica al Consiglio Superiore della Magistratura. Stiamo virando verso un presidenzialismo accroccato, senza nemmeno la dignità di quello che fa riferimento alla tradizione europea e americana, del nord perlomeno, perché forse a quelle sudamericane sì. E avanti con soluzioni tutte rigorosamente extraparlamentari, alcune, lo riconosco, persino fantasiose, l'esempio della concomitanza con l'elezione dei consigli regionali, emendamenti. Tra i due estremi, elezione di secondo grado ed elezione diretta, saltava fuori il listino bloccato a scorrimento, che avrebbe consentito al cittadino di concorrere nella scelta dei consiglieri regionali destinati ad entrare nel nuovo Senato dei 100. Tutto pur di evitare il male supremo, il voto da parte dei cittadini, il suffragio universale, che non è nella nostra disponibilità per la democrazia. Non è che i valori fondanti fa parte di quelli, appunto, di quelle fondamenta su cui si basa un sistema democratico. Se possibile, quindi, aggirando anche il confronto con le minoranze, e si fa strada, emerge una vera e propria crisi di astinenza da voto di fiducia anche rispetto alla Costituzione. Leggiamo sui giornali di questo, non sto inventando. Del resto, molti di voi non vedono alcuna differenza rispetto a come si è proceduto, massacrando cioè pochi mesi fa merito e metodo sulla scuola, sul Job Act, piuttosto che per l'Italicum. Non è un caso che oggi, con la notte bianca per la scuola in tutta Italia e a Roma, migliaia e migliaia di insegnanti, di studenti, di genitori manifesteranno contro la buona scuola. E a Roma, guarda caso, non è un caso, insieme alle iniziative davanti al Ministero di Viale Trastevere si svolgeranno iniziative davanti al Senato in questo senso, perché i palazzi magari non l'hanno capito, ma si fa strada consapevolezza nei cittadini, nelle donne e negli uomini che vivono e lavorano all'interno della nostra Repubblica, che c'è un filo
che unisce drammaticamente e negativamente l'azione appunto che ha svolto il governo Renzi negli ultimi mesi. Un altro dubbio attanaglia le prospettive di revisione del titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Decentramento o accentramento? Su questo binomio si gioca il grande equivoco della riforma. Secondo l'orientamento del governo, nella relazione di accompagnamento dell'8 aprile del 14, la riforma intende valorizzare, declinandolo in modo nuovo, il pluralismo istituzionale e il principio autonomistico, con l'obiettivo di incrementare il tasso di democraticità del nostro ordinamento, nella consapevolezza che l'autonomia degli enti diversi dallo Stato costituisca un insostituibile elemento di arricchimento del sistema istituzionale e che quanto più il potere pubblico è prossimo ai cittadini, tanto più elevata la qualità della vita democratica, secondo il principio della sussidiarietà verticale, incorporato anche nell'architettura istituzionale dell'Unione Europea. Oggi si tratta quindi di dare impulso a un processo che garantisca davvero alle autonomie locali un virtuoso coinvolgimento nel circuito decisionale di livello nazionale. Se però si guarda la riforma, tanto nella versione originale quanto in quella recentemente appunto apportando le modifiche della lettura alla Camera, emerge un evidente scostamento dagli obiettivi iniziali. A fronte della riduzione dell'autonomia regionale, soprattutto sul versante della potestà legislativa, l'impianto del nuovo Senato si rivela assolutamente inadeguato a soddisfare il giusto equilibrio tra competenze e partecipazione, cioè tra la garanzia dell'indirizzo politico delle regioni all'interno del circuito politico nazionale. Ferma restando la nostra posizione politica di contrarietà ad un Senato dei nominati che non sia di natura elettiva, è evidente che tanto sotto il profilo strutturale, composizione, distribuzione numerica, modalità di elezione, quanto sotto quello funzionale, molti poteri dal punto di vista quantitativo, ma di scarsa incisività, soprattutto nel rapporto tra Stato e Regioni. Il nuovo Senato non si presenta affatto come Camera delle Regioni, nonostante proprio quest'ultima sia l'espressione che si vorrebbe introdurre nel nuovo articolo 55. Con le Regioni non più enti di elaborazione politico-legislativa, ma orientati all'amministrazione e al coordinamento delle amministrazioni locali nella dimensione territoriale della cosiddetta area vasta. A questo aggiungiamo lo scempio, così come è avvenuto anche con la finta abolizione delle province. No, lì si è abolito solo ed esclusivamente la democrazia e la partecipazione di quegli strumenti che invece producevano preziosa democrazia e partecipazione e atti appunto di buon governo. Di fatto, secondo questo disegno, vorrebbero di fatto riconsegnare allo Stato le chiavi di tutte le politiche pubbliche, eliminare l'elenco delle materie di legislazione concorrente e ridefinire il sistema di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni su scarni elenchi di materie e l'ennesima operazione di facciata, l'ennesima incoerenza. SEL, ribadisco ancora una volta, ha proposto un bicameralismo differenziato per funzioni in cui il Parlamento legiferi attraverso poche qualificate leggi di principio e controlli l'operato del Governo in sede di attuazione, mentre la Camera dei Deputati, attraverso il raccordo fiduciario con il Governo, dovrebbe occuparsi dell'attuazione dell'indirizzo politico. Il Senato si dovrebbe configurare come una Camera preposta alla tutela dei diritti e delle garanzie, capace di promuovere una legislazione di qualità, valutandone l'impatto anche territoriale delle politiche pubbliche ed esercitando un penetrante potere ispettivo e di controllo, per esempio sull'operato dei vertici delle strutture pubbliche e delle società a partecipazione pubblica. Non è pertanto accettabile l'azzeramento di ogni bilanciamento di poteri, nella prospettiva di un esecutivo ipertrofico. Ci sarà una maggioranza degli italiani, mi avvio a concludere, ci sarà una maggioranza degli italiani che hanno liberamente nel 2013, mi riferisco ai voti assoluti del 2013, votato su questa proposta? Saltato il patto del Nazareno, per quanto mi riguarda sciagurato, ma rispondeva alla questione che sto ponendo. Un impianto ipermaggioritario che viene proposto da rappresentanti frutto dell'incostituzionale Porcellum, ovvero sia alla Camera il premio è venuto al Partito Democratico in virtù della coalizione Italia Bene Comune, cioè con quel contributo, seppur limitato, che ha fatto la differenza
portato da Sinistra Ecologia e Libertà, e al Senato, con un sistema elettorale diverso, ugualmente, a memoria ricordo Piemonte e Lazio, dove senza quel contributo non vi sarebbe stato il premio al Partito Democratico. Se questo presupposto è vero, e lo è assolutamente, in quanto confermato da incontrovertibili dati, numeri certificati, non sondaggi, exit poll, inviterei anche l'informazione ad essere attenta quando si parla di maggioranza. Maggioranza di cosa? Degli eletti, non dei voti dei cittadini. E nel referendum, termino, plebiscito che concluderà questo percorso, altro che plebiscito, il referendum segnerà un elemento inedito, sarà la prima simulazione sul campo dell'Italicum, nel paese reale, non in vitro. Se chi ha la maggioranza frutto di un sistema elettorale e non di una reale e proporzionale consenso non esercita saggezza ed equilibrio, non può pretendere che una maggioranza reale, ma ridotta a una minoranza per una legge incostituzionale, sia più realista del re. Tutta la contrarietà, come è giusto, si unirà contro, appunto, a queste scellerate proposte. Grazie. Grazie, senatore.